pensare dove sto dormendo. Uscendo per andare a fare il tagliando della moto. Ah, tra l'altro sono Domodossola. Esiste Domodossola. Non è solo una D come Domodossola. Adesso andiamo a prendere la moto e ci facciamo avvocato attraversata di questo simpatico paesino medievale o quasi. Garage. Stavo anche seriamente pensando di venire a lavare i panni qui. Sto andando in direzione di Locarno sulla SS 337, e poi dovrei, se il tempo mi assiste, fare il passo del Gran San Bernardo e dello Splugen per poi proseguire verso est in direzione della Val Muster, quindi oggi per lo più Svizzera. Che faccio, rido? Cioè non si vede la strada praticamente. Allora, non ho fatto il tempo a dire se il tempo mi assiste, eccetera, eccetera, che un minuto dopo inizia a piovere. Questo mi supererà una mandria di motociclisti. E 3, 4, 5, 6, 7 stanno dietro. Che ci è mancato che si tamponassero. Allora, non è novembre, non è neanche dicembre, è un meraviglioso 7 agosto. Mi viene molto da ridere. E sono sul passo del San Bernardino, almeno così i cartelli dicono. Bello che io quest'estate, questo agosto sulle Alpi, l'ho proprio attentamente studiato, e non so dalla telecamera cosa si vede, ma dal vivo non si vede la sega. Porca miseria. Vabbè, già che non piove, oddio, l'ho detto. Ormai mi sto rassegnando ad attraversare le Alpi senza vederle. Nel frattempo ho incontrato Messner che si stava rigirando. Ma guarda, mi ha fatto, ma dove vai? Ma stai a casa? Mi sto spisciando dalle risate. Domenico, se stai guardando il video, sappi che hai fatto non bene, benissimo. A non venire. Ti posso dire, manco le mando qualche foto, qualche video, perché niente, qua forse ci sono delle moto. Ah, quando si arriva? Penso che siamo praticamente arrivati. Tra un po' mi vado a cercare un cane per non vedenti. Sta anche peggiorando, se possibile. Lo faccio più per me che per voi, perché non ero sicuro. Cioè, tra l'altro 2066 metri, ma anche questo Himalaya. E vabbè, niente. Se la via. Beh, a me lo paesino si vede. A questo punto, se si può, vado a fare un giretto dentro. Almeno qualcosa ce la vediamo oggi. Fateli quei tacchi su strada.
cose da tutte le parti. Il Tetris. Allora, spuntino fatto, paesino di Splugen visto, adesso ci andiamo a vedere il passo dello Splugen, un inatteso sterrato, vai! Fiamma mia però! Dai un'occhiata alla mappa sul navigatore, mi pare di capire che ci sia in arrivo qualche tornante, guarda qua, piccolini stretti stretti, peccato, questi sarebbe da fargli una bella ripresa all'alto del drone, ma questo schifo di cielo. La nostra amica nebbia. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Ho preso la strada giusta, sì. From up here, the world seems small. Una leggerissima prezzolina. Nel frattempo siamo ripassati in Italia. Negli ultimi 10 giorni avrò passato una dozzina di volte almeno delle frontiere Italia-Francia, Francia-Svizzera, Italia-Svizzera, andata e ritorno in tutte le combinazioni. E non ti ferma nessuno, non ti chiede niente nessuno, Covid, non Covid, Green Pass, non Green Pass. Sometimes you need to go. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bello il panorama, eh? Pecorelle. Ciao pecorelle. Allora, qui ci dovrebbero essere delle cascate. Adesso vediamo se sono belle cicciotte grazie a tutte le piogge di questi giorni. No, non dovrebbero essere queste le cascate, eh? Vabbè, carine, forse meglio da sotto o meglio con un po' più luce. Tra l'altro ho appena scoperto una cosa. Splugen, che in italiano è Spluga, Valle Spluga, i Polletti. No, cioè, ho passato 43 anni della mia vita senza sapere che i Polletti vengono dalla Valle Spluga. Ma porca miseria. Ciao bimbo, ti sono mancato? E adesso ci si dirige a Grandi Falcate al passo del forno, o Ofenpassen anche in tedesco, che se ti vuole almeno questo ci vediamo qualcosa. Passo del forno 2149. Stavamo molto alti prima e vedi che il mondo è bello quando si vede. Ok, mancano 16 minuti al campeggio. Questa cosa mi piace fino a un certo punto, che vuol dire che A è alto, B
perché non è detto che intorno ci sia qualcosa per andare a fare la spesa. E io stasera, se non piove, se non piove, mi vorrei sparare un ricco barbecue. Vabbè, sto passo del forno, discutibile. Barbecue, la 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 la. Barbecue, la 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 la. Come dico barbecue, inizio subito a piegare di più per sbrigarmi. Quindi, a mio avviso, strada 26, 27 e adesso la 28, che servono per arrivare qui al passo del forno, volendo si possono anche bypassare. Ho montato la tenda in tempo record, non ci ho mai messo così poco, tipo non so, 10 minuti tutto quanto. Ho tirato fuori anche la roba da mangiare, quindi stasera mi sa che, visto che piove, si mangia dentro la tenda. Oggi è andata di lusso, per come dovevano essere le previsioni, è andata proprio di lusso, è iniziato 5 minuti fa. Ho fatto il tempo a entrare dentro la tenda. Ho preso un po' di acqua durante la giornata, ma tranquillone. L'unica seccatura, come avete visto, è i due passi che, boh, cioè, so che ci sono passato, perché ho visto il cartello, perché sennò... Stasera, niente, volevo fare un barbecue, ma sono fermato al supermercato, al paesino qui vicino. Tanto per darvi un'idea dei prezzi, sono in Svizzera, il petto di pollo 35 euro al chilo, 35 euro al chilo, manco il culatello, e quindi stasera basta. Ormai il setup è ben collaudato, quindi tavolinetto qui di lato, fornellino qui, sperando non si squagli il sopra della tenda, e ci facciamo una bella arrabbiata. Un bel po' di peperoncino, l'aglietto, il prezzemolino ce l'abbiamo, pomodoretto quello buono, i tortellini della Mucchi, presi in Francia? Sì, in Francia. C'ho l'aglio dalla Corsica, forse addirittura dalla Sardegna, sì. Eccola l'acqua, si sente? E però stasera, a differenza dell'altra volta in spiaggia in Corsica, ci abbiamo pure il binello, quindi siamo molto felici. Tra l'altro mi diverto molto, intendo, devo dire. Quando sono partito ero un po' preoccupato dal fatto che mi sarebbe pesato molto a farmi... Guarda come va. Farmi troppe notti in tenda, invece mi sto divertendo come un ragazzino. Siamo carichi di gas. C'è questa qui che va finita, quella che è nuova, c'è un'altra, quindi posso cucinare per tutto il campeggio. Allora, vediamo dove appoggio. Le speziette, peperoncino abbiamo messo, basilico non ci facciamo niente. Questo è origano, non ci facciamo niente uguale. Questo è il dado. Oh, per l'arrabbiata ci vuole il prezzemolo, che non c'è scritto, ma lo so. Mettiamo la prima mandata di prezzemolino e poi il resto ce lo mettiamo dopo. Acqua messa a bollire, la bombola sta per finire, ma tanto abbiamo la ricarica. E qui il sughetto che è ritirato per benino, richiamino di prezzemolo e vai così. L'acqua bolle, qui abbiamo rum, spaghetti grossi numero 5, ce li buttiamo tutti, sono probabilmente un paio di etti, ma va più che bene così. Entreranno? Timer 9. A posto, timer ha suonato, quindi versa tutto quanto dentro. Mettiamo un po' di acqua, che alla fine ce la mettiamo subito. Tanti saluti. L'arrabbiata non va ripassata troppo,
deve rimanere un po' così, non dico separato, insomma, ma un pochettino non si deve proprio troppo attaccare alla pasta. Se alcune scuole di pensiero dicono pure che non va neanche troppo cotto il sugo all'inizio, cioè tutto abbastanza sul crudello, non cadere. Ci siamo, è ancora leggermente crudarella, però ho finito l'acqua di cottura, ne ho trovata troppo poca, e quindi siccome non voglio farla asciugare troppo, nel senso la spengo e la tengo lì un pochettino, 30 secondi lì, e si finisce di fare, fuoco spento ovviamente. Quantità di aglio e peperoncino perfetta. Il prezzemolo non si vede, però si sente, è di quello secco, non è che posso andare in giro a comprare il prezzemolo fresco,